Ciao belli, spero che mi sentiate pure. Spero che mi sentiate. Non so cosa sia successo al computer, però credo a OBS. Ho dovuto staccare il mio account da Twitch da OBS e rimetterlo, perché la connessione c'era. No, no, la connessione è perfetta. Semplicemente OBS ha dovuto... voleva il nuovo... di nuovo che collegassi, va bene. Stavo dicendo, il soggetto che volevo prendere per questa nuova roba è Dario Moccia. No, non lo so se voglio Dario Moccia. È che tutti memano su Dario Moccia. No, tutti memano su Dario Moccia. Non posso dememare su Dario Moccia. Va bene, memiamo su Dario Moccia. Vi ricordate quel meme in cui... oddio, sto morendo di caldo. Vi ricordate quel meme in cui c'era qualcuno che caricava un pugno alla camera? Era... non mi ricordo che cazzo di meme era. Era tipo Wojak Punch. Proviamo. Wojak Punch. Era Pepe. Sì, era Pepe. Era questo, era questo. Era Pepe che tirava il pugno. Ok. Ok. Pepe Punch Real. Realistic. Era questo. Pepe Punch Realistic. Allora, questa è la versione più... una delle versioni più... Devo trovare una versione umana, quantomeno. Tipo, questa è la versione più... al momento... tipo semi giusta che c'è. Però questo c'ha i guanti, ad esempio. And holding punch. Falla tu. Cioè, dovrei usare il mio braccio per... no, è strano. Non lo so. Ma poi Dario Moccia avrebbe il mio braccio. E vabbè, non ho altre alternative. Facciamo così. Devo mettermi tipo... no, ma è troppo strano. Devo fare tipo... così. È stranissimo. Non lo so, mi fa troppo strana come roba. Poldo Punch. Sì, è veramente strana come roba. Perfetto. Per forza. Ho detto per forza, ovviamente, perché sono stato influenzato dall'aura negativa di questo personaggio. Senza offeso, ovviamente. Però non sono toscano, quindi sarebbe appropriazione culturale, credo. Penso funzioni così. Perfetto. Oddio, sto sbagliando tutto, sono in mega tensione. Ok. Dove cazzo è? Maipoldo Accademia. Esatto, hai capito bene. Ora, mi serve una faccia di Dario Moccia veramente incazzato. Dario Moccia arrabbiato. Sosia Moccia 2. Oh mio Dio, che paura. Pensavo fosse davvero Moccia. Dario Moccia arrabbiato. Questo non posso imitarlo io. Beh, questa foto già è... no, ma l'ho quasi trovata perfetta. È molto simile come immagine. Cos'è Moccia versus Drum? A me mancano molte parti della lore. Arrabbiato con 3B. E mi serve proprio una faccia dove sta triggeratissimo. Questa qua è la migliore, onestamente. Magari riesco a estrarre qualche frame. Ma poi che video è questo? Ma che stanno facendo? Stanno facendo una kamehameha. Ma sono uomini adulti. Cosa stanno facendo? Ci sarà uno screen che sarebbe per il mio video. Per il mio video, scusatemi. No, è che è troppo a bassa risoluzione questo video. È massimo è 720p. Prova a vedere il video dove parla della crema di Agnese. Io, ragazzi, io non so cosa cercare. Eventualmente... perfetta.
direi che questa è perfetta. C'ha proprio la faccia da hai combinato qualcosa, eh? Hai fatto un casino, cazzo. Hai fatto un macello. Cosa hai combinato? Ok, fammelo selezionare. Ma se faccio direttamente rimuovi sfondo, vediamo cosa piglia. Perché piglierà il... Tutto bene, computer? Aveva 15 frame. Ok, no, magari no. Quando usi le AI di Photoshop ti esplode veramente ogni cosa possibile. Allora. Madonna, gli overlay della chat, che palle. Da dire che va bene così e poi ce lo ritagliamo a mano. Fancola. Sì, dai, va bene così. Let me selezionare this. Non aumentare. Ok, adesso ce lo fissiamo a mano. Madonna, c'è proprio... Non lo so, è sospetto come sguardo. È molto sospetto. Sembra che tu abbia combinato qualcosa e sta per punirti, non lo so. Però con quella faccia da cartone animato non è molto... Non lo so, per me è perfetta come foto questa. Ok, cuffie un po' smaltite. Mi smaltire pure questo. Ciao Poldo, sono appena arrivato. Ciao Coco Chad, grazie del secondo mese a Roberta per i bit a Uiden Fibo per il Prime. Ciao bello. Ok, direi che così ci dovremmo quasi essere. Quasi, ho detto quasi. Qua è ancora nella merda. Che poi io mi sto impegnando un sacco, ma tanto questa cosa non servirà. Allora, adesso io lo metto così. Che deve essere tipo... appena entrato qua e ti deve star caricando un pugno. Fammi vedere Pepe com'era. Pepe Punch Meme. Era tipo... C'era una foto in particolare dove stava tipo vicinissima alla telecamera. Lo tiene tipo a questa altezza, è tipo così. È che lui è più, di solito sta più alto. Sono più grande, tipo così. Ok, ora adattiamo il colore della mia mano alla sua faccia. Sarà divertentissimo. Facciamo così. Perfetto, beh, quasi ragazzi, ancora non è perfettissimo secondo me. Voi non lo vedete ma sto calibrando i colori dall'altro monitor. Ok, deve essere semplicemente forse la temperatura che più... Ora arrivo. Ok, aumentiamo un po' di contrasto. Va bene, è più sul rosso che su altri colori, più tipo così. Ok, forse il pugno deve essere più grande, sai, ecco cos'è il problema. C'è qualcosa che non va. Sì, ora ci metto l'effetto anime, assolutamente. Ora, intanto, Dario Moccia, sfondo. Stanza, studio, stanza. E studio. Pipipipipi, la cosa dove c'è meno lo studio possibile. Facciamo così, guarda. AI, rimuovi Mario Doccia. Vediamo che cosa fa l'AI allo studio di Dario Moccia.
diminuisce un po' la faccia. Sì, è il PNG che deve stare un po' più alto e più piccolo, però non ha il collo. Dovrei implementargli il collo, semplicemente. Ora lo faccio. Mio Dio, sto sudando un sacco. Devo abbassare il riscalda cosa? Non ci posso credere. L'AI ha pensato che a casa di Dario Moccia ci siano degli asiatici con particolari problemi usciti da Ghost in the Shell, tipo questo. Gesù Cristo. Però beh, l'AI ha capito che Dario Moccia vive in qualcosa di molto anime, tipo, non lo so, l'ho insultato, spero di no. Tra l'altro ha anche generato dei simbolini qua sotto. Ok, penso che così vada bene. Ma facciamo semplicemente la testa più piccola. E sai che così già va meglio. Se adesso aggiungo il collo, secondo me ci siamo. No, perché la c'è la manica. Dei problemi con la prospettiva io. Ah, perfetto! L'ho trovata! L'ho trovata! È questa la posizione. È questa la posizione. Adesso è perfetto nella sua... nella posizione proprio perfetta sua. Allora, partiamo subito. Ci vuole una distorsione lente per farlo meno... Giusto un po' più piccola la testa, ma di un pelo. Che poi esce, capito? Questo va messo così perché deve dare quell'effetto tipo distorsione. Perfetto. Poi bisogna metterci una sfocatura radiale. 10 è troppo, perché poi 10, cioè, non capisci cosa stia succedendo. Come giusto che sia, cioè, stai per essere picchiato da Dario Moccia, capito? Stai per essere picchiato da Dario Moccia. Chissà che cosa hai detto per essere stato picchiato da Dario Moccia. Che cosa hai detto? Che cosa direbbe un tipico fan di Dario Moccia per farlo arrabbiare così tanto? Cosa farebbe arrabbiare da morire Dario Moccia? Gli anime sono per bambini. Qualcosa di più specifico? Ti brucio i manga, la madonna. Your Name è bello. Ok. L'animazione per bambini. No, aspetta, era i bordi delle carte quadrate. Aspetta, c'era un tizio che gli aveva criticato le carte. Gli avevano detto che le sue carte da collezione avevano i bordi squadrati, quindi non erano da collezione. Con i bordi squadrati non sono da collezione. Ecco, con questa ufficiale ti meriti un pugno da Dario Moccia. Ok, allora sfocatura radiale 2, perfetto. Però minchia, questo qua mo sta tipo tutto distorto. Fatemelo spostare. Non sono una collezione, perfetto. Mo lo facciamo radiale. Questo lo voglio fare perfetto, perché chiaramente sono una collezione. Ok, mettiamo gli anime e overlay. Nuovo meme. Vedi, questo l'esatto overlay di quando ti stanno per tirare un cazzottone in un anime, tipo. Ok, sistemato in modo tale che sia concentrato qua e che mi lasci libero. No, però deve essere sul pugno. Deve essere sul pugno. Perché l'azione sta venendo caricata da là. Beh, direi che così è perfetto, no?
Ottima per la copertina di un prossimo video. Beh, le carte con i bordi squadrati non sono da collezione, Dario Moccia. Sei proprio sicuro? Si teletrasporta improvvisamente qua. Tong! Ti dirò una sberla. Più stretto, secondo me. Più stretto, e che poi se lo metto più stretto... Così. Posso metterlo così. Se no poi esce. Meglio di così non si poteva. Sì, sì, sono venute... Venuto perfetto. Venuto veramente perfetto. Niente da dire, ragazzi. È venuto perfetto. Così è ancora più bello. Non vale lo stesso effetto, però è figo. No, dai, secondo me è figo come effetto. È letteralmente lui che si teletrasporta vicino a te e ti tira un cazzottone sul naso. Dai, per me lo è un po' perfetto. Allora, piano. Che pasa? Ok, siete entrati nel gruppo Telegram, ragazzi? Siete entrati nel gruppo Telegram, vero? Poi siete entrati nel gruppo Telegram, vero? Spero di sì. Ok, ci dovremmo essere. Perfetto. Allora, titolo, lo chiamiamo Dario Moccia ti tira un pugno. Ma cosa si fa nel gruppo Telegram? È un gruppo community, bro. Si spammano GIF. No, non è vero. È un bel gruppo per discutere e fare nuovi amici. Se entrate sul gruppo Telegram potete parlare con me. Se entrate nel gruppo Telegram potrete tantissimo... Avete capito? Vedi un po' che roba. Che storia. Che storia. Va bene, signori. Dario Moccia che ti tira una sberlona diretta su per la testa, l'abbiamo fatta. Adesso è il momento di farne un altro. Non so leggere, Poldo è inutile. Oh, cazzo. Mi sono cagato addosso. Beh, mi sa che devo abbassare il volume, vero? Mi devo abbassare il volume. Va bene, signori. Intanto ringrazio CrystalAnimal03 per il 22esimo mese. Ciao, bello. È il momento di nuovi consigli. Cosa creiamo? A me su Telegram mi molestano. C'è un certo Kevin che spunta una volta ogni settimana e terrorizza psicologicamente tutti. Non conosco. Sinergo. No, ma non ditemi un soggetto. Ditemi una situazione da realizzare. Gabibbo Maranza con il bavaglino del Napoli. No, però ti prego, Dio, lasciami stare. Claudio Bisio, no? Ragazzi, Claudio Bisio sta bene. Qualcuno che esce dallo schermo. Oh mio Dio. Cioè, io ho capito cosa intendi. Ma è una roba... Ok, ho capito. Però vediamo, in caso ci penso. Un cane pirata? Sto leggendo, giuro, tipo dinosauri carlini contro Godzilla è molto particolare da realizzare. Una telecom tipo il segreto. Tu sai che la telecom è un'azienda, vero? Federic se avesse avuto davvero un panificio. Il canale di Federic ma è un panificio. No. Berro che rapina una banca. Sono giostra, blur libraio che smadonna. Tu e sedia sovrappeso, non posso farlo, credo sia molto... sia molto, come si dice, grassofobico, quindi non voglio fare io e sedia grassi. Possiamo tra il Gabibbo e The Rock, no? Vi prego, qualcosa di più decente. No, non fare una sedia a otto gambe. Lars Teiera, ma questo è carino. Un grasso sopra di te. No, è grassofobica come cosa. Fai il Mac che fa il buttafuori. Cioè un McDonald's che fa il buttafuori. Ora chiedo a ChatGPT. No, ti dirà cose noiosissime. Poldo ha già reso lui a sedia grassi. Non è vero. Non è vero. Un hamburger. Non posso fare sempre cose di cibo. Farò un hamburger però utilizzando qualcosa che non è adatta per gli hamburger. Ovvero
i mates. I mates, ragazzi. Come si dice hamburger, hamburger diviso? Hamburger diviso. Icon. Ok. Tipo, questo secondo me va bene. Non so che panino sia, purtroppo. Perché mi sa che è un panino un po' generico. Abbiamo 4 elementi che da adesso fino alla fine di questo panino diventeranno i mates. Allora, secondo me, topper mates, cioè il pane di sopra deve essere un mates importante, perché comunque è il pane di sopra. Che mates è secondo voi? Questo qua in fondo è Vegas, non perché è il meno importante, ma perché è quello che regge tutto. Senza di lui l'hamburger toccherebbe per terra, che schifo poi. Per terra ci camminano le persone, ci camminano gli animali, fa schifo. Ok. Eccolo, guarda che bello. Mamma mia, ma c'ho voglia d'hamburger. Vediamo chi state scrivendo. Chi secondo voi deve essere il top burger? Sembra una patata sto hamburger. Vaffanculo, è buonissimo. Stepney. Va bene, dai, anche secondo me deve essere Stepney. Stepney. Beh, questa faccia è proprio da hamburger. No, questa faccia è da hamburger. Così non hai i capelli, più che altro. Faccia da hamburger? Hai la faccia da hamburger? Potresti essere tipo Surry in... Hai mai sognato quest'uomo? Madonna, comunque il meme di hai mai sognato quest'uomo non avrebbe mai funzionato se non ci fosse stata la faccia di Surry, secondo me. O almeno non si sarebbe espanso fino a dove si è espanso, ecco. Ora, converti in oggetto avanzato. Hamburger. Perché sembra Emerald, ragazzi? Voglio mangiarlo. Aspettatemi, fatemi fare qualche effetto di luce, che sennò si confonde con tutto il resto. Ok, boom. Perfetto. Adesso direi che è perfetto. Poldo, mettici la stella, no? Cazzo, il panda, dici? No. Poi mettiamo il Mates Burger sotto. Comunque pare un po' Emerald, non sembra nemmeno Stepney, però giuro che è Stepney. Giuro che in qualche modo questo è Stepney. Erva, perché mi mandi a fanculo? Perché mi hai scritto in privato il bot, la cosa del bot? Mi prendi in giro, Erva? Mi stai prendendo per i fondelli? Insalata su Real Powers, anche secondo me. E perché proprio quella foto? Vabbè, ma cerco Surry direttamente, piuttosto su Real Power. Surry. Beh, si trova diretta la foto che ci serviva. Ma l'ultima volta che questa foto ha toccato il mio progetto Photoshop e stava finendo male. Beh, sono un coglione. È finita malissimo. Perfetto. Ora, la domanda è: come faccio a metterlo al posto dell'insalata? Cioè, perché l'insalata comunque ha un pattern molto... Cioè, non posso metterlo al posto dell'insalata. Cioè, questa è una domanda...
Cioè, sarà stranissimo. No, ragazzi, ma non mi piace. Verrà tipo strano. Va bene, senti, facciamole, basta. Non stiamo qua a frignare. Però vi avviso, verrà strano. Cioè, siete uomo avvisato, mezzo salvato, perché sarà strano. Sarà molto strano. Però io vi ho avvisato, quindi voi siete tranquilli, vero? Perfetto. Non serve farla su tutto, basta che si capisca che sia insalata, ecco. Ok. Mio Dio, cosa sto facendo? Ah, ok, allora, a questo punto Surry è stato messo al posto dell'insalata. Metti più facce, Facciamo così, guarda. Proprio insalata radioattiva. Proprio l'insalata quella radioattiva. Perfetto. Così ce l'ha già più le vibes da insalata, secondo me. Così ce l'ha più le vibes da insalata. Questo deve diventare più marrone. Cioè, marrone inteso per il colore del pane, senza che mi date del razzista o cose simili. Ok, adesso duriamo un po', perfetto. E il pane ce l'abbiamo. L'insalata ce l'abbiamo. A questo punto è il momento dell'hamburger. Anima. Perfetto. Anima mates. That's Anima. Anima rivela la vita, com'è la vita dopo e senza i mates. Ecco cosa ha detto. Ma i mates mica si sono sciolti. Ma che cosa dicono questi articoli stupidi? Cosa dicono questi articoli stupidi? Questa è proprio la faccia da hamburger, comunque. Cioè, qua c'ha proprio la faccia da hamburger. Surreal power, surreal l'insalata. Questa cosa non mi è piaciuta, sappi. Easy peasy lemon squeezy. Procederà a mettere il limone nell'insalata. Si mette il limone nell'insalata. Non gli metto i capelli perché mi fa schifo i capelli nel cibo, quindi non si fa. Detto da me che letteralmente prima mi sono messo a mettere dei cazzo di capelli nella pasta. Ok. Ok, così dovrebbe andare bene. Perfetto, direi che adesso ce lo ritagliamo a dovere. Ok, poi lo sistemeremo, tranquilli. Perfetto, abbiamo anche l'hamburger. A questo punto manca unicamente... No, aspetta, facciamo prima l'hamburger. Facciamo prima l'hamburger. Scusate se non vi cago troppo, ma è davvero difficile fare gli hamburger mentre parlo con la chat. Quindi, ok. Sì, perché non sta prendendo il... Ah, ho sbagliato. Te pareva. Facciamolo al contrario, va bene? Ecco, così è perfetto. Hamburger! Buonissimo! Ciao, Sedia! Se dopo non giochiamo a Overwatch, mamma mia, ti prendo i testicoli e te li faccio scoppiare. Chiedo scusa, non era una minaccia ovviamente totalmente amichevole, che non era volta minimamente a screditare la sua figura, anzi, era volta unicamente per il solo bisogno di... Ecco, avete capito. Di che colore è un hamburger? Scusate. Le mie palle, lo so, bro. Di che colore è un hamburger? È tipo... Dovrebbe essere tipo nero. No, di che colore sono gli hamburger? Vabbè, tipo colore carne. Così? Boh, non lo so. Se più, tipo, più così? Vabbè, dai, penso possa andare bene.
Poi se gli metto la texture marrone, no, una blackface, è letteralmente una blackface. È un po' strano così, effettivamente, eh? Forse quello che ci sta meglio con questa cosa è Stepney, vediamo. No, non ci sta per nulla bene anche lui. Perfetto. Allora, abbiamo anche l'hamburger. E paradossalmente è venuta meglio Surry l'insalata, comunque. È una cosa devastante. Allora, però, questo... l'insalata deve avere un layer di ombra. Fatemela mettere. Wait a moment. Perché è sotto, chiaramente. E, mentre pure l'hamburger deve avere un layer di ombra. Chiaramente qua è fortissimo, però avete capito. Perfetto. Troppa ombra. Sì, era solo per... Era solo per farvi rendere conto, comunque. Ciao, Jacobu, grazie all'undicesimo mese. Allora, a questo punto, perfect, ci manca solo il mates che regge tutto, ovvero Vegas, che mi ha iniziato a seguire su Instagram, tra l'altro. Vegas mates. Oddio, sto morendo di fame, mi ordino una piadina. Come la ordino la piadina? Deliveroo. No, voglio un cazzo di kebab, però. No, adesso voglio un kebab. No, adesso mi devo ordinare un kebab, ragazzi. No, mi ordino kebab o piadina? No, piadina. O è meglio un kebab? Questa è proprio la faccia da... Sono la parte sotto del pane. Ma dove vivi? Ravenna. Kebab, vai, bro. Sicuro? Arlecchino. Consegna? No, domani. Domani alle 11, ragazzi, dovrò prendere piadina, mi dispiace. Mi dispiace a tutte le persone che mi hanno sempre supportato. Purtroppo stasera dovrò ordinare in questa piadineria. Apre domani alle 12. Non posso mangiarmi nulla stasera, ragazzi. Niente, mi farò qualcosa che ho a casa. Però sto morendo di fame. Mi farò i Dino Nuggets. Eh? Mi farò i Dino Nuggets. Ma hai sempre vissuto a Ravenna? No, no, mi sono trasferito un annetto fa. Più di un annetto fa. Ok, allora ordino un hamburger. Cazzo, sai che voglio un hamburger. Surreal Salad Sasha Burger. Sai che voglio un cazzo di hamburger, raga? No, voglio un maledetto hamburger, ragazzi. Oddio, voglio un hamburger. No, voglio un hamburger. Burger King o McDonald's? Oppure il Bastione. Il Bastione è il posto locale che fa i panini. E fattelo tu. Non ho il pane. Chat, Bastione, hamburger e hamburger. McDonald's o Burger King? Burger King. Burger King. Burger King, Fide, mangia quello che hai a casa. Ma non ce l'ho l'hamburger a casa. Io voglio proprio l'hamburger stasera. Alice Mandolesi, non rompere le palle. Dai, fammi mangiare un hamburger. Madonna, cosa ho creato, ragazzi. Papa Vegas non sarebbe fiero di me. Papa Vegas non sarebbe proprio fiero di me. Beh. Oh, sputaci, però secondo me ci siamo, eh. Ora, se questo lo mettiamo qua. Qual è questo? Ok, questo facciamo così, eh. Signori, il Mates Burger è pronto. Gli dobbiamo mettere la bandierina. È vero. Small flag e PNG. Voglio questa. Voglio esattamente questa.
e ci mettiamo una Mates logo. Perché mi sta esplodendo il PC? Cosa cazzo vuol dire il logo dei Mates? Me lo scordo sempre. Mates! Non finirà mai. E invece è finita. Godo, lol. Pa pa pa. Way, gigante, hamburger. Damburger. Dai, sono ancora indeciso. Che cazzo di mangio? No, voglio un hamburger. Voglio un cazzo di hamburger stasera. È proprio la sera d'hamburger questa. No, però venerdì devo andare a suonare. Sicuramente faranno mangiare un hamburger. Porca miseria. Questo cos'è? Oh, ops. Signori? Signori? Hamburger dei Mates pronto. Guardate che roba. Prova pizza. Voglio una pizza adesso. Mi prenderò una pizza, ragazzi. Ho deciso. Mi prendo una pizza con il salame. Salame e patatine. Salame. Salamino e patatine. Bestiale. Bestiale, cazzo. Salamino e patatine. Scusate, mi sono emozionato un sacco. Mi sono emozionato un sacco. È che salamino e patatine è importante. Posso ordinare? No, mi servono 50 centesimi. Vabbè, mi ordino una bottiglietta d'acqua. Acqua. Acqua naturale. Vabbè, un euro. Che ci devo fare? Consegna, vai al pagamento. Minchia, 40 minuti per fare una pizza. Ma stiamo scherzando? Paga 9 euro, consegna a casa. Poldo, sei un po' confuso. Volevo la pizza col salamino. Un euro la bottiglietta. Lo so, ragazzi, però dovevo prenderlo. La pizza. Mi serviva 8 euro minimo di ordine. Con 9 euro portato a casa. Easy. Easy. Veramente easy. Darò una mancia al povero kebabaro. Allora. Aspettate un attimo. Devo confermare l'ordine. Scusatemi. Quando suoni a Cagliari? A dicembre, tipo il 16. E anche oggi si mangia domani, no? È che adesso che palle, arriva fra un'ora. Bro, ma sto horror, io non lo voglio, sono troppo vicino. Oh cazzo, è vero, siamo a 486 su 500. Bro, tu rischi la cacation, lo sai? Tu rischi veramente la serie cacation, tu ti potresti cacare addosso. Potrebbe esserci il sequel di cacation. The cacking. Puglia per Slago, ancora nulla, ancora nulla. Dove suoni? Suoniamo il 17, questo venerdì, a Como, mentre il 18 suoniamo per la prima volta in Toscana, a Firenze. Sarà molto fico. Ordine confermato. Bravissimo! Grandissimo kebabs! Grandissimo kebabs. Allora, dopodiché, dopo aver fatto l'hamburger dei Mates, direi che siamo pronti a fare il nostro ultimo Photoshop di oggi. Siete pronti, signori? Dovete essere voi che mi date l'input finale. Tanto tu, Sedia, questo l'hai visto? Che cosa ne pensi? Cosa ne pensi di questo... Di questo qua? Poi, qual è il tuo vero nome? Andrea. Minchia, battono gli altri YouTube Kids. Ciao, Amiluia, grazie del livello 1. Emily Luia, scusami, l'ho letto male, perdonami. Grazie del tier 1, benvenuto, benvenuta. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Scusate, volevo dire... Basta, Poldo, fastidiosissimo stai diventando. Como dove? Mi pare Roskella, una roba simile, non mi ricordo. Chicken Nuggets, guarda, guarda, guarda. Speedrun Chicken Nuggets.
Chicken nuggets. Chicken nuggets. Come ha scritto Sedia l'altra sera, chicken nuggets. Allora, amici, è il momento. Una lista dei terroristi ricercati con le mascotte più famose della TV. No, non voglio farlo. Ora vomito, le ho appena mangiate. Perché vomiti? Era bellissima. Tu e Sedia versione Skibidi Toilet. No, non mi photoshopperò Skibidi Toilet. No, non le ho provate le nuggets piccanti. È che non voglio andare al Mac in sto periodo. Samurai in vacanza, Peppa Pig vs Salvini. Dai, su, ci sono troppe poche idee. Sedia che rapina una banca di V-Bucks. Madonna santa. Il girasole è giraffa. Peppe Fetish. Siete Paul Doveri Gamer. Io voglio realizzare il gamer. Il gamer per eccellenza. Lui va bene. No, me ne serve ancora uno ancora più piccolo e stupido. Uno ancora più imbecille. Un pulcino ancora più imbecille. Lui? È che lui mi sembra abbastanza chonky. No, mi sa che lui è quello che cerchiamo, ragazzi. No, c'è anche lui però che è stupidissimo. Sono tutti estremamente adorabili. Non va bene, va bene, lui va bene. Gaming Headphones PNG. Eccole qua. Eccole. Queste ancora più da... No, queste sono più da gamer, dai, che non capite nulla di cuffia da gamer. V5 chiocciola T. Presa, ok, cuffia da gaming. Messe. Ok, adesso bisogna mettergliele in testa. Ok. Ok, non so dove abbia l'orecchio, quindi è un po' difficile da fare questa cosa. Però dovrebbe andare così. No, forse no, aspetta, facciamo così. Facciamole molto più piccole. Così questo sta qua. Perché gli devono stare qui sopra, chiaramente. E poi, con la trasformazione marionetta, gliele mettiamo come si deve qua, facendo una bellissima piegatura qui. Adesso ce le ha nelle orecchie. Come si deve. Prima magari facciamo così. E poi così. Sono un po' strane, lo ammetto, ma a tutti stanno così le cuffie da gaming. Beh dai, gli stanno bene però. Guarda, è carino. Lui sì che è un vero gamer. Ha pure il microfono, però il povero stupido non ha capito che il microfono deve tipo essere più in qua. È che lui è un imbecille, lui è un gamer, un po' un poser quando si parla di gaming. Però è un bravo gamer. È il gamer. Lui fa cic 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 con la sua tastiera. È un po' un pollo. Beh, questo è vero. Alza un po' l'asta centrale della... Così? Beh, così dovrebbe andare bene. Sei tu. Un Discord mod. Cosa gli mettiamo? Mettiamogli la level up.
Lui beve la level up, ma non sa che un po' forse gli fa male. No, qual era? Era questa? Sì, era questa. Con lo shake, però. No, no, che cosa gli metto? La monster, vai, la monster. E a cosa gioca lui? No, ma lui beve solo la Mango Loco, perché è un fico. Mango Loco PNG. Lui beve solamente questa, ragazzi. Perché così gli hanno insegnato. Fagli le braccia muscolose. È un cazzo di peluche pulcino, bro. Non ce le ha le braccia. Ma cosa pretendi che faccia se non c'ha niente che gli passa per la testa? Cioè, la monster in realtà è grande così per lui, eh. Però gliela facciamo piccola. Allora, ecco, perfetto. Metti la maglia tipica Discord mod. No, non mi piace, non mi piace. Non gli farò le ali muscolose. Per me già è perfetto così, guarda, c'è il suo cartellino. A cosa gioca secondo voi? League of Legends? Togligli l'etichetta. No, gli mi piace l'etichetta, glielo possiamo stare. C'ha un cervello? No, zero, bro. Zero. Gioca a Fortnite. E infatti diamogli tipo... No, no, lui gioca a Minecraft. Minecraft PKX PNG. PKX Real PNG. Lo ha comprato da qualche parte questo piccone. Secondo me, allora, lui pensa che è vero, ma in realtà non è originale di Minecraft. Gliel'ha regalato la sua mamma anni fa. Perfetto. Guarda qua, si mette qua. Gliel'ha regalato la sua mamma qualche anni fa, perché lui è un grande fan di Minecraft. E ha le Crocs, secondo me. Crocs PNG. In realtà gioca a Blasphemous. No. Alle Crocs rosse, bravo, sì, alle Crocs rosse, esatto, queste Crocs qua. Lui sì che è un cazzo di gamer con le Crocs rosse. Pulcino lore. Pio 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 pio. Ok, fagli mettere ste Crocs adesso. Non so cosa io abbia appena fatto, però va bene. Ok, questo è giusto. Devo solamente rimettere questo qua. Sì, chiaramente rientra qui. Ok. Adesso devo fare la stessa cosa qua. Eccolo qua, guardalo lì con le Crocs. Il gamer, signori. Il gamer. No, no, il piccone non lo tiene nella zampetta, lo tiene là appoggiato, secondo me. Lui è un gamer. Lui è un gamer perché lui gioca. Lui gioca a tantissimi giochi, ma il suo preferito è Minecraft. Beve tanta Monster, soprattutto la Mango Loco, e le Crocs sono le sue scarpe da casa preferite, perché sono molto comode quando sta al computer. Mi piace molto questo personaggino. Come si chiama? Secondo voi qual è il suo nome? Lui è il gamer. Come si chiama? Piero? No, non mi piace Piero. Una collana di qualche anime. No, no, per me è perfetto così. Cioè. Perfetto. Pino. No, Pippo no. Genoflesso. Ma che nome di merda, raga. Ma poverino. Sembri tu, Andrea. Sono io, letteralmente. No, lui è un gamer. Per me si chiama tipo il piccolo Alfred. Grazie piccolo Alfred per averci mostrato che cosa significa essere davvero un gamer. Signori, tra un hamburger disegnato da me, una creazione demoniaca di un bassotto che in realtà mi sa che ha subito degli step evolutivi molti strani,
La kebabberia di Freddy Fazbear, ovvero la Freddy Fazbear's Kebab dal 1983, che offre tantissimi kebab e con dipendenti assolutamente poco pericolosi. Il mio preferito, perché questo è venuto veramente bene, ovvero Dario Moccia che tira i cazzotti, l'hamburger dei Mates, che è incredibile, e il piccolo Alfred. Il piccolo Alfred, ragazzi, sa come si vive. Signori, tutti i Photoshop che ho fatto stasera li metterò come al solito nel gruppo Telegram dei sub, quindi se siete sub li troverete nel gruppo Telegram. Se non siete sub, ragazzi, lo sto facendo. Esatto, entrate nel gruppo Telegram che adesso le metto là. Questo era l'unica cosa. Ciao Kirby Sleeping, grazie del Prime. Carissimo, carissima. Welcome. E grazie a Noob per la sub regalata a Palmacci Gamer. Così vi potete mettere il piccolo Alfred. Palmacci Gamer, what the fuck?